Abbiamo con noi Don Antonio Pessetti, direttore della Caritas di Cremona, che ringraziamo, a quale chiediamo di spiegarci quali sono i problemi che sono nati a seguito del fatto che la Caritas ha ospitato, su indicazione della Prefettura, una quarantina di profughi. Innanzitutto chiariamo chi sono i profughi. Ma i profughi sono queste persone che arrivano in Italia, che o scappano da situazioni di guerra o da situazioni di grande difficoltà e cercano di trovare in Italia un approdo per una vita migliore. È chiaro che appena sbarcati possiamo dire che sono clandestini perché non arrivano certamente con il biglietto di un aereo o di una barca, anzi purtroppo tanti di loro non arrivano neanche perché certamente sappiamo tutto cosa è sempre accaduto nel Mediterraneo, a Lampedusa e nelle altre situazioni attorno alla Sicilia, però di fatto sono queste persone che arrivano qui e chiedono aiuto, chiedono appunto protezione all'Italia e presentano quindi nel giro di pochi giorni alla questura dove vengono poi inviati la domanda di asilo politico. Questo li vedrà poi impegnati nella loro identificazione, in tutto quello che comporta il lavoro della Questura, e l'essere poi inviati ad una commissione che, ascoltando la loro storia, è poi chiamata a decidere quale tipo di permesso di soggiorno poter dare, umanitario, sussidiario, asilo politico, oppure dire che non hanno diritto a un asilo politico. Quindi possono essere rispediti. In teoria diciamo di sì, di fatto poi anche di fronte a un primo diniego della Commissione c'è la possibilità, come tutte le cose che accadono nei paesi democratici, di fare ricorso a un tribunale per vedere se la propria storia meritava veramente un giudizio o invece la Commissione non aveva tenuto conto di tutto quello che doveva tener conto. Diciamo che per quanto riguarda i profughi della Libia, di 3 anni fa, del 2011, le commissioni per l'80% dei profughi arrivati deciso per non dare l'asilo nella protezione umanitaria, dopodiché invece a tutti fu data la protezione umanitaria. Questi profughi in particolare da quali paesi arrivano? Questi nostri 40 sono 32 dalla Nigeria, 3 del Ghana, 2 dal Mali, 2 dal Pakistan e 1 dal Nepal. Ecco, come sempre nascono le polemiche, nel senso che le polemiche in modo particolare nascono sul fatto che ci sono cittadini italiani che sono in difficoltà, che non hanno casa, lavoro, dormono sotto i ponti, mentre invece ai clandestini, così come sono stati chiamati, vengono offerti servizi alberghieri. Come stanno le cose effettivamente? Ma come stanno le cose? Come sempre quando accadono queste cose è chiaro che chi sta vivendo un momento di difficoltà gli sembra di vedere una spesa inutile. Certamente diciamo che non è una spesa che si vuole fare così, è una spesa che viene per certi versi forzata per l'arrivo di queste persone. Cioè, purtroppo se l'anno scorso a Lampedusa entro febbraio arrivarono 1.000 persone, quest'anno ne sono arrivate già 10.000. È chiaro che questo comporta il fatto che il cercare chi gestisce questa opera di trovare sistemazione per queste persone chiede questo. Di fatto i vari governi che si sono succeduti hanno tutti cercato di fare questo. Adesso nel 2011, dopo un primo momento che si cercava di non togliere nessuno da Lampedusa con quello che si era creato là, poi di fatto si era costretti a distribuirli su tutto il territorio nazionale anche allora. Ecco. Questa volta, in questi anni cosa è successo? Diciamo che il Ministero degli Interni con i comuni, l'ANCI, questa associazione di comuni, ha cercato di dire creiamo un sistema, non viviamo sempre di emergenza, è quello che si chiama SPRAR, questo sistema per la protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. Di fatto da 5.600 posti del 2011 è diventato di 16.000 posti, cioè c'è stato uno sforzo anche economico per cercare di fare questo con dei progetti perché non c'è soltanto l'accoglienza, c'è l'integrazione e c'è fare questo senza che questo cada addosso ai comuni che appunto non hanno già risorse per il welfare nella normalità. Eppure nonostante questi 16.000 posti, o proprio perché i progetti, da ottobre che è stato fatto il progetto a quando sono stati approvati, non è ancora partito adesso per tanti progetti, e capisco che chi invece deve gestire l'emergenza perché i centri sono strapieni, solo a Catania sono 3.700
profughi ospitati vicino nella provincia di Catania, cioè al sud è veramente la situazione insostenibile. E anche questa situazione è il fatto che hanno distribuito 2.300 persone a 40 persone per provincia in tante province d'Italia. Quindi non è soltanto una questione del dire si fa questo invece di, purtroppo si fa questo invece di, noi da tempo diciamo, abbiamo creato anche un'alleanza contro la povertà per dire che bisogna fare qualcosa per chi è in difficoltà, che basterebbe poco a volte per cercare di andare incontro a, e noi della Caritas mi sembra che cerchiamo di fare tanto, anche perché la nostra casa ospita tante persone di cui nessuno se ne prende carico, tra virgolette, perché se un uomo è da solo, come nessuno oggi, se non c'è un handicap, se non c'è una donna incinta, cioè anche i comuni fanno fatica ad assistere anche le loro persone, quindi abbiamo aiutato un sacco di famiglie con il loro bolletto meno, quindi cioè, anche noi saremmo contenti che ci siano le risorse per aiutare chi è in difficoltà. Capiamo che di fronte a un'emergenza non si può dire non c'è da aiutare questi in queste situazioni, perché c'è chi sta male, cioè certo che chi sta più male, succede sempre un po' così. Ecco, quali sono i progetti di integrazione su cui si sta lavorando? Ecco, diciamo che quando queste persone vengono alloggiate così in strutture come le nostre, o comunque quando nel giro di un giorno se viene detto una città che deve sistemare queste persone, si pensa a un loro alloggio, perché abbiano dove dormire, abbiano da mangiare, e poi si siano assistite nel loro percorso di tanto mettere a posto i loro documenti. Tanto poi soprattutto anche il discorso sanitario, ci siano le prime visite perché tutto possa essere normale, in vista poi di avere anche il medico per tutto quello che può concernere la loro situazione sanitaria, e poi per quanto riguarda l'integrazione inizia subito un percorso di alfabetizzazione, di imparare l'italiano, che sono quelle cose che poi servono per potersi inserire nel territorio. Ecco, qualora noi nel tempo più di uno ha trovato anche lavoro, oppure si è spostato sul territorio nostro, è andato all'estero, chiaro che imparare la lingua, sapere alcune cose, sapere come è così, sono le prime cose. I tempi, mentre lo SPAR diciamo, è stabilito, l'emergenza parte fino a quando che il Ministero dirà che non è più emergenza, e quindi finisce anche il sostegno economico a chi ha queste persone. Quindi per quanti giorni è previsto? Ma non c'è stata data una data. Chiaro che fare i documenti e così richiede qualche mese, perché tra avere i primi documenti e poter andare in commissione, i numeri che ci sono che chiedono alle commissioni di essere visti, in Lombardia c'è solo una commissione a Milano, e quindi questo richiede tanto tempo. E nel frattempo queste persone come sono impegnate? Noi, ripeto, la lingua è mattina e pomeriggio, è quello di cercare di fare il più possibile l'alfabetizzazione, imparare e insegnare loro l'italiano, aiutarli a tenere, a gestirsi la loro persona, la loro situazione, da noi, per dire, dalla camera da tenere in ordine, a lavarsi i propri vestiti, tutte queste cose, non abbiamo le macchinette a gettoni, a contribuire un po' a quello che è un po' così lo stare insieme. Noi abbiamo anche per fortuna sempre dei volontari anche che vengono a stare un po' con loro, a portarli quando sono un po' di più, a volte col cinema, Amnesty International da sempre vicina e viene settimanalmente con qualcuno di loro, fa dei percorsi, giocare a calcio tra di loro prima e poi con qualche oratorio dei nostri o altre associazioni come abbiamo fatto più volte, organizzate dal NUSPI o da altre realtà. Ecco, si cerca di fare tutto ciò che può aiutare questi ragazzi che sono giovani a fare in modo che il tempo che passano non passi in vano, e far loro anche comprendere che se anche sembra del tempo perso, quello del e si vorrebbe il lavoro subito, si vorrebbe così, di non farsi illudere da chi promette magari anche facili guadagni, incontrando magari terreni pericolosi, malavitosi anche. Ecco, sono previsti momenti di impiego di queste persone in attività sociali esterne? Allora, diciamo che noi nel tempo, questa cosa abbiamo fatto con le foglie, così non è facile, perché di fatto c'è sempre poi, perché tutto sembra facile, dopodiché le cose, se uno si fa male, se il documento non c'è, ecco, vuol dire. E quello che si cerca di fare, lo si è sempre fatto con la M, è sempre stata vicina, con il progetto Foglie, noi nel tempo qualche oratorio o qualche uno che doveva fare delle cose l'abbiamo fatte, però cercando sempre di avere il buon senso tra ciò che si può fare e ciò che non si può, ecco, voglio dire, effettivamente questo è uno dei grandi problemi, però capiamo che non si può neanche
diciamo, precludere i passi ordinari che vengono fatti in questo senso.